Enrico, che è venuto a trovarci. Siamo veramente nelle ultime battute e credo che siano le poi le più importanti. Arriviamo. Siamo qua apposta e si comincia dai comuni. Siamo qua apposta. Si comincia dagli enti locali per poi arrivare al governo nazionale a cambiare questo paese e questa città innanzitutto. Abbiamo fatto un percorso che è ormai di svariati mesi, le primarie, e poi siamo arrivati a questa campagna che secondo me si conclude giustamente in mezzo alla gente, perché è cominciata in mezzo alle persone, e questo è il modo di fare la politica che intendiamo noi, in mezzo alle persone, nel centro della città, proprio ad indicare che noi vogliamo rappresentare tutta la città e tutti i suoi cittadini. E abbiamo iniziato questa campagna elettorale dalle periferie parlando con le persone, le associazioni, le imprese, le associazioni di categoria, i sindacati, per ascoltare, perché questo è stato il leitmotiv della campagna elettorale. Vogliamo che la politica ritorni ad essere rappresentativa rispetto ai cittadini, e quindi occorre che la politica torni ad ascoltare per poter poi dopo dare delle soluzioni e dare delle idee innovative. E quindi abbiamo ascoltato, e dopo l'ascolto abbiamo costruito il programma, quindi con un percorso logico, un percorso che fa in modo che il nostro programma rappresenti la sintesi di quelle che sono le esigenze e le necessità della nostra città e rappresenti la soluzione che noi proponiamo e che pensiamo di essere in grado di realizzare nei prossimi 5 anni di amministrazione. Abbiamo messo in pista un programma che ha dentro delle cose da fare subito e delle cose che faremo in 5 anni. Noi siamo ambiziosi, abbiamo l'intenzione di assumerci le responsabilità, cosa che invece non è stata fatta dall'amministrazione precedente, perché vedete, questa amministrazione ha fatto tutte le cose facili, le cose per le quali non c'è difficoltà, non ci si scontra. Se noi mettiamo quella bella fioriera in mezzo alla piazza, siamo tutti contenti, non scontentiamo nessuno. Il problema è quando andiamo a fare il piano del traffico, quando andiamo a impostare una politica industriale, qui allora vengono i problemi. Però gli amministratori, quelli che cercano di fare il bene della comunità che vogliono rappresentare, devono essere in grado di assumersi delle responsabilità e devono essere in grado di vedere un pochino più in là rispetto a quella che è la scadenza elettorale.